Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui, come avete letto dal titolo, con un video che volevo fare. Ovviamente volevo farlo perché sennò non sarei qui a parlarne. Con un argomento che, diciamo, mi colpisce abbastanza sul personale, sui contenuti che porto sul canale YouTube, ovvero la carriera allenatore. Mancano ormai 2 mesi, 3 all'uscita di FIFA 17 e la modalità che mi ha dato di più per quanto riguarda il gioco, per quanto riguarda anche i sentimenti, è stata la carriera allenatore, ovviamente, come vi sarete accorti. Quindi, ovviamente, avvicinandoci all'uscita di un nuovo titolo di FIFA, tutti si chiedono chissà come sarà tale modalità, chissà quali saranno le migliorie, chissà se peggiorerà addirittura, se ci sarà qualcosa che personalmente non mi piace. Ovviamente, noi tutti gli anni ci facciamo queste domande. Quindi mi sono chiesto, ragazzi, cosa vorrei di nuovo nella carriera allenatore in FIFA 17? Cosa secondo me ci vorrebbe per fargli fare magari un salto di qualità, per rendere la carriera allenatore molto più interessante, più piena di cose, di aggiunte e magari anche, che ne so, più realistica. Ormai sappiamo tutti della nuova modalità storia che è stata aggiunta in FIFA 17. Se senza questo annuncio avrei pensato che una modalità storia per la carriera allenatore sarebbe stata molto molto gradita, magari non proprio una modalità storia come hanno presentato, ma con qualcosa che fosse di contorno alla vera e propria carriera allenatore e che ti facesse vivere un'esperienza più realistica. Vorrei che ci fosse una sceneggiatura migliore. Adesso mi spiego. Giocando in questi 2 anni mi sono accorto, sia con FIFA 15 che con FIFA 16, mi sono accorto che andando avanti con le stagioni diventava tutto, secondo me, troppo piatto. A partire dal menu si vedevano sempre le stesse cose e non c'era mai, secondo me, qualcosa che sempre pure all'interno della modalità allenatore ti facesse un attimo sviare dal gioca la partita, gioca la partita, gioca la partita. In 1 o 2 stagioni vedi sempre le stesse cose. E quindi ho pensato cosa si potrebbe fare per evitare appunto questo avvenimento. Come ho detto prima, appunto, con una sceneggiatura di contorno, secondo me, fatta meglio. Sarebbe bellissimo, secondo me, se ogni settimana, se ogni fine settimana ci fosse, per esempio, una serie di video dove c'è, non so, la top dei gol fatti in settimana. Ogni mese anche sarebbe bello vedere una top 10 dei migliori gol fatti nel campionato in cui sei, ma anche dei campionati esteri. Secondo me sarebbe un'aggiunta interessante, che magari appunto ti metti lì, ti guardi la top dei 10 gol o la top dei 10 assist, la top delle 10 parate migliori, una cosa del genere. Sarebbe, secondo me, un modo carino per rendere tutto più reale. E secondo me anche un'aggiunta carina, a differenza dei soliti articoli che si vedono, un giornale completo, una sorta di gazzetta dove tu te lo vai a sfogliare e ti vedi i titoli di giornale ben fatti, ovviamente non sempre gli stessi, proprio coi titoli, che ne so, te sei in Spagna a fare il campionato, c'è un articolo su quello che succede in Serie A, non so, l'Inter è quasi campione d'Italia, una cosa del genere, tu ti vai a leggere il tuo articolo, magari ci sono tutte le classifiche. Creare una sorta di giornale settimanale dove comunque ci sono scritti vari avvenimenti appunto nel mondo del calcio. Creare un mondo attorno alla carriera allenatore che renda tutto più reale. Lo so, l'ho già ripetuto, ma vorrei che fosse chiaro questa cosa. Poi sarebbe bellissimo, e ci starebbero sinceramente, vedere le licenze. Ora, io non mi sono informato sul fatto delle licenze, ma continuare a vedere Championship Cup per la Champions League è veramente brutto. Veramente brutto, brutto, brutto. Sarebbe bello comunque avere una certa completezza al 100% di tutte le licenze, soprattutto quelle UEFA. Passiamo adesso, ragazzi, a una novità che è stata aggiunta appunto in questo nuovo FIFA 16. Novità apprezzatissima, ovvero quella degli allenamenti. Così questa modalità diventa molto più manageriale, perché tu con questi allenamenti hai la possibilità di sviluppare le caratteristiche dei tuoi giovani talenti, dei tuoi calciatori comunque preferiti. E quindi secondo me questa è una novità incredibile che ovviamente in FIFA 17 va mantenuta e migliorata. Innanzitutto vorrei gli allenamenti anche per le vecchie generazioni, perché è scandaloso sinceramente vedere ancora nel 2016
queste differenze tra PlayStation 3 e PlayStation 4. Io capisco che magari può diminuire tecnicamente il gioco su PlayStation 3, però aggiungergli lo stesso gli allenamenti. Cioè non esiste che su PlayStation 3 hai lo stesso gioco senza gli allenamenti. È una novità incredibile e secondo me va portata anche su PlayStation 3. Come detto, sono contentissimo che viene dato spazio alla crescita dei giocatori, però mi piacerebbe tantissimo che i giocatori crescessero molto di più se li fai giocare, nel senso che siamo abituati a vedere i calciatori che crescono molto se li alleni, e invece se tu fai giocare un giocatore di mezza età tutto l'anno difficilmente ti crescerà di uno se non lo alleni. E questo secondo me va ribilanciato, nel senso, se tu mi fai tutto il campionato mi devi crescere di overall, non mi interessa se hai 29 o 30 anni, se mi fai un campionato ad alti livelli almeno di uno di overall me lo devi fare. Per quanto riguarda i giovani invece, se giocano tutto il campionato, cioè devono crescere tanto, perché comunque un'esperienza di un campionato è tanta, e quindi vorrei che ci fosse un bilanciamento di questo genere. E in più mi piacerebbe una sorta di managerialità maggiore, ovvero andare a toccare tasti sugli allenamenti un po' più specifici, con l'aggiunta di nuove caratteristiche da poter allenare, non so, migliorare piede debole o migliorare le skill, una cosa del genere, un po' più manageriale, andare un po' più nello specifico. E poi mi piacerebbe anche una sorta di allenamento di squadra, nel senso che non solo quegli allenamenti, ma anche la possibilità di fare magari partitelle tra la squadra, tra le riserve magari, in modo da poter provare degli schemi d'attacco, degli schemi difensivi, perché io sennò sono costretto a provare gli schemi solamente nelle partite di precampionato, e mi sembra un po' un azzardo provare determinate cose in partita. Quindi mi piacerebbe magari degli allenamenti completi con tutta la squadra, che magari non fanno salire di overall, ma che mi dà la possibilità di provare determinate azioni magari in allenamento da poter poi rimettere, da poter rifare poi in partita. E poi secondo me, come ho già detto prima, i giocatori dai 25 anni in su fanno veramente molta fatica a crescere. Abbiamo la prova che un giocatore di una certa età comunque può fare stagioni incredibili e può comunque crescere. Ne è la prova Vardy e ne è la prova anche Payet, che hanno comunque quasi 30 anni e hanno praticamente sfondato adesso e possono migliorare tanto ancora. Parliamo adesso, ragazzi, della parte più importante in realtà del discorso, quella che ci piace di più quando guardiamo la carriera dell'allenatore, quella che ci fa magari anche discutere di più, ovvero il calciomercato. Più realistico, ragazzi, quel calciomercato di FIFA in realtà sembra fatto bene, ma in realtà non lo è. Non lo è per niente. Manca di tantissime cose, purtroppo. Per quanto mi possa divertire, ha anche un sacco di lacune. Allora, partiamo dal fatto che veramente è una rottura di palle enorme vedere sempre gli stessi trasferimenti. Cioè, tu puoi iniziare 10 carriere allenatori diversi, ma Alaba andrà sempre alla Juventus. E questo è scandaloso, secondo me, perché non ci voleva niente fare un algoritmo diverso in cui Alaba andava in un'altra squadra. Un'altra cosa è la barra delle ricerche, secondo me deve essere più efficiente, nel senso, se tu scrivi male un giocatore dammi magari dei suggerimenti, che se io vado a scrivere Çalhanoğlu, non so come si scrive, magari dammi il suggerimento che potrebbe essere lui il giocatore che sto cercando. Se ci vado vicino e mi scordo un H magari, aiutami. Un'altra cosa invece è che non c'è la possibilità di cercare i giocatori di scadenza. Cioè, ma vi sembra una cosa logica questa? Ci sono gli svincolati in prestito, nei trasferimenti, e non ci sono quelli in scadenza. Cioè, cosa ci vorrà a mettere scadenza fra 6 mesi, scadenza fra 3 mesi, scadenza fra 1 anno? Resti aggiornato anche sulle possibilità di mercato. E questa, secondo me, è un'aggiunta che va fatta. Cioè, secondo me queste qui sono cose banali da aggiungere, però non le aggiungono, non so perché. Ma poi, quando si va a trattare con una squadra, non che si debba dare per forza o una cifra o un giocatore in cambio con della cifra. Cioè, sarebbe bello come nella realtà. Si vedono ogni tanto che magari per andare ad acquistare un giocatore medio vai lì, gli offri un po' di spiccioli e 2 giocatori giovani. Cioè, questo si vede ogni tanto. Oppure che ci siano i prestiti con pagamento a rate, prestiti con diritto di riscatto, prestiti, non lo so, con la recompra, come adesso si vede in giro. Cioè, trattative più reali. Oppure il contrario, che quando le squadre ti vengono a comprare un giocatore, magari ti offrono anche loro addirittura un giocatore che magari tu non avevi pensato e ti piace di più. Cioè, quanto sarebbe bello se ti venissero a fare un'offerta
Non so, mi compri Icardi, va bene, sono il Real Madrid, mi dai 20 milioni più Lucas Vázquez. E loro si presentano così con questa offerta. Tu ci pensi e poi prendi la tua decisione, se no dopo gli fai la controfferta a te. E questa è una chicca che se la fanno veramente top. Quando tu vai a fare il contratto al calciatore, inserisci bonus. Ma non bonus 5% gol, 5% gol fatto, 5% gol non subito. Bonus che esistono, bonus reali. Tu puoi scegliere il bonus che vuoi e la percentuale che vuoi. Per esempio, 5% di bonus ti do 2 milioni se arriviamo in Champions e il tuo giocatore fa 4 presenze. Qui c'è il salto di qualità, secondo me. Qui è una carriera allenatore. Qui hai da decidere questi aspetti, secondo me, importanti. Ti compro il giocatore e ti do 5 milioni se fa 25 presenze in campionato. Te la butto lì, no, avete capito? Cioè, secondo me ci sta come ragionamento. Ma soprattutto, soprattutto che quando io vado a fare il primo calciomercato con una nuova squadra, io non possa toccare i giocatori appena arrivati, non lo concepisco. Cioè, giocatori appena arrivati, io non posso né venderli né metterli in prestito. Ma quando mai? Quando mai? Ne abbiamo avuto anche la prova con, se non sbaglio, Bertolacci, che è arrivato alla Roma, venduto subito così, al Milan. Perché io non posso toccare i giocatori appena arrivati? Se mi fanno cagare, io me li devo tenere in rosa. Non credo neanche di poter rescindere il contratto. Comunque, se devo farlo, devo pagare uno sproposito. E questo, secondo me, non ha senso. Ragazzi, io credo di essere stato abbastanza chiaro. Scrivetemi sotto nei commenti, ragazzi, cosa vorreste vedere voi dal nuovo FIFA 17, più specificatamente nella carriera allenatore. Seguitemi su tutti i social network, ragazzi, per restare in contatto con me. Se avete bisogno di qualcosa scrivetemi in privato, ogni volta che posso vi rispondo. Noi ci vediamo ad un prossimo video, qualunque esso sia. Un saluto da Mezzo, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.